Buonasera cari amici di Dopocena, benvenuti a questa puntata dove tratteremo di problemi legati alla nostra vista. La salute dei nostri occhi è importante, lo facciamo con degli ospiti che voi già conoscete, avete conosciuto in una precedente puntata, e ci parleranno di una tecnica correttiva altamente innovativa e soprattutto al più delle persone sconosciuta, al più dei miopi. Io sono miope, porto gli occhiali, quindi è una cosa che interessa anche me, e parleremo dell'ortocheratologia, insomma una tecnica che io, pur da miope, non conoscevo. E allora lo facciamo e salutiamo subito gli ospiti, Giorgio Buchini e Andrea Buchini. Buonasera. Ben ritrovati allora, grazie. Come siete affezionati a questi divani, li trovate comodi? Sono molto comodi, tranquilli. Bene, mi fa piacere. Allora, parleremo di questa tecnica nuova in assoluto, e devo dire, io farò da uomo della strada, uomo miope della strada, così attraverso le mie domande quasi forse scontate per voi, ma per lo più ignote alla massa, insomma, ci guiderete in questo nuovo mondo, possiamo dire, questa nuova visione. Allora, partiamo dalla definizione, come sempre avviene, delle cose. Che cos'è l'ortocheratologia? Allora, l'ortocheratologia è una tecnica di correzione della miopia e dell'astigmatismo. È una tecnica che permette di smettere di utilizzare occhiali e altro tipo di lente a contatto durante il giorno, perché queste lenti a contatto, perché di lente a contatto si parla comunque, si utilizzano esclusivamente durante la notte. Cioè, tu vai a dormire, applichi sui tuoi occhi queste lenti a contatto, durante la notte lavorano sul nostro occhio, la mattina successiva togliamo dai nostri occhi queste lenti a contatto e possiamo vedere 10 decimi a occhio nudo per tutto il giorno successivo. Allora, non so se avete colto bene, come fanno negli stessi, avete colto bene le affermazioni di Giorgio. Io ho fatto una faccia estremamente stupita, non a caso, perché noi miopi siamo legati un po' a alcuni retaggi del passato. Quando si parlava di tecnica correttiva permanente o semipermanente, si pensava subito al laser a Eccimeri, no? Una tecnica invasiva che, pur essendo migliorata negli ultimi tempi, comunque è una pratica chirurgica. E poi soprattutto le lenti a contatto, quelli come me le portano di giorno e non di notte. Certo, ma infatti non è una l'ortocheratologia non è una tecnica che si mette in contrapposizione con l'intervento chirurgico. Il laser a Eccimeri sia eseguito con utilizzato nella tecnica della PRK o chirurgia superficiale, o della LASIK, la chirurgia profonda, è una tecnica assolutamente valida oggi, direi ragionevolmente sicura, come un sacco di altri interventi chirurgici, ma è pur sempre un intervento chirurgico. La ortocheratologia è una tecnica di correzione che non è permanente, cioè in qualsiasi momento il paziente voglia smettere di utilizzare questa tecnica e, che so, ritornare agli occhiali o le sue lenti a contatto, può farlo, o addirittura può rivolgersi al medico, al suo chirurgo, per fare l'intervento con il laser. È una tecnica che permette di avere una vita normale, senza dover pensare che operazioni come sport, andare in piscina o tutto ciò che è dinamico debba essere svolto con comunque un prodotto applicato nell'occhio durante il giorno. Durante il giorno si sta ad occhio nudo e la visione è assolutamente perfetta fino alla notte successiva, quando non si riapplicano le lenti a contatto, e queste di nuovo producono un effetto di correzione completa del disturbo visivo. Ecco, allora, dopo Giorgio ci guiderà anche nei meandri tecnici per capire, insomma, anche meglio come agisce questa lente, perché non è una stregoneria, non è una magia. No. Le lenti non hanno liquidi all'interno che vengono rilasciati o cose varie. È una normale lente a contatto semirigida. Ecco, quindi ci guiderà all'interno di questa tecnica, che insomma, è la meno invasiva
possibile. Però insomma adesso mi rivolgo al frontman, a colui che grazie. Gestisce, prego. Andrea, gestisci lo stesso stupore che avete letto nei miei occhi poco fa all'annuncio di tuo padre, insomma, di questa tecnica così altamente performante e innovativa che permette di abbandonare nella fase diurna completamente gli occhiali. Esatto, esatto. Diciamo il primo approccio, quello con i clienti, è sempre quello dello stupore, la faccia stupita del cliente. È una tecnica correttiva che naturalmente quando viene spiegata lascia tutti un po' perplesso perché non c'è la conoscenza di questa tecnica. È una soluzione molto comoda e molto, molto performante. Quindi, oltre il discorso di non portare più occhiali o lenti a contatto ad uso diurno, uno ha anche la comodità di stare tutto il giorno senza niente sugli occhi. Quindi è anche un discorso poi legato alla prevenzione molto, l'utilizzo di queste lenti a contatto, perché soprattutto pensiamo ai bambini o agli adolescenti, ok? Certo. E questa tecnica ci permette anche nel 70% dei casi di poi andare a ridurre o a bloccare lo sviluppo della miopia. Quindi insomma è un aspetto molto 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 importante. Allora, quando accedono al negozio le persone, i miopi più o meno, esatto. Insomma, insomma, oltre al miope è anche l'astigmatico, insomma, bisogna fare una certa valutazione. Ci sono dei range, cioè tu quali parametri utilizzi per valutare se un cliente è idoneo a poter sfruttare al meglio le capacità di questa tecnica? Ma l'approccio che io ho davanti al cliente soprattutto è quello di spiegare che cos'è questa tecnica. Poi per valutare l'utilizzo di queste lenti a contatto naturalmente è sempre bene fare una visita all'interno del nostro negozio per valutare poi se il portatore è idoneo all'utilizzo di queste lenti a contatto. Non ci sono vincoli d'età o ci sono dei paletti, dei range nei quali stare? Cioè una tecnica accessibile a tutti i miopi barra stigmatici? Ma è una tecnica accessibile a tutti, sì. Ah. Praticamente a tutti. Poi bisogna naturalmente valutare se la persona, il paziente dove si vanno a applicare queste lenti è idonea o no, quindi poi passa la palla. Al capo. Tu gestisci lo stupore, gestisci l'impasse, sì, esatto, e poi dopo. Esatto. Lui gestisce lo stupore e io gestisco la parte più tecnica, quale dallo stupore si deve passare alla spiegazione. Esatto. Per tornare alla tua domanda iniziale, cioè quali sono i limiti? Ma i limiti di età, secondo il mio punto di vista, sono i limiti della collaborazione del soggetto. Cioè, questa è una tecnica che si può applicare tranquillamente anche in una cornea che ancora è nella fase evolutiva. Perché? Perché si cambiano poi le lenti in continuazione. Mano a mano che la cornea si evolve, si può cambiare, si deve cambiare l'applicazione della lente a contatto. Però, secondo il mio punto di vista e la mia esperienza oramai, io ritengo che qualsiasi tipo di lente a contatto, compresa la lente per ortocheratologia, debba essere applicata in un soggetto anche giovanissimo, però collaborativo, cioè che abbia una forma di collaborazione che ti permetta di lavorare con lui e non su di lui, perché comunque il soggetto deve essere collaborativo e certo. Deve capire che certe sedute vanno fatte per arrivare ad un risultato positivo. Naturalmente i miei sponsor migliori sono i soggetti adulti, chi come te porta da 20 anni gli occhiali e di colpo, dopo pochissime notti, si può permettere di toglierli del tutto, naturalmente è proprio il soggetto che rimane più affascinato da questa tecnica. Perché? Perché abbandona 20 anni di, definiamola, schiavitù, no? Nei confronti dell'occhiale. Quindi il soggetto adulto è sicuramente un soggetto molto, molto felice alla fine di questa applicazione. Però la felicità dell'adulto, che per
per noi comunque è appagante, è nulla nei confronti della possibilità che l'ortocheratologia ha di rallentare la progressione della miopia. Noi sappiamo che la miopia è un disturbo visivo progressivo, sì, soprattutto nell'età infantile e adolescenziale, e alla fase di crescita si sommano anche condizioni, chiamiamole così genericamente, di stress visivo cui il nostro occhio è sottoposto anche abbondantemente dopo i 20 anni. Pensiamo all'università, pensiamo, sì, ad un'attività professionale svolta per tante ore al giorno davanti ad un computer, che possono incrementare purtroppo il valore della miopia. Bene, la lente a contatto per ortocheratologia permette di controllare in maniera estremamente efficace la progressione della miopia, e in moltissimi casi, posso documentarne veramente tanti, può addirittura bloccare l'evoluzione della miopia. Ci sono soggetti che hanno applicato queste lenti a contatto lino 15 anni fa e oggi hanno sempre sulla lente a contatto, che ricambiano regolarmente tutti gli anni, hanno lo stesso valore correttivo di 15 anni fa. Questo significa che la miopia non si è mossa da quel valore iniziale. Quindi se pensiamo all'ortocheratologia come solo un sistema per togliere di mezzo l'occhiale, cosa tra parentesi non male, no? non peregrina, insomma. Beh, insomma, piacevole, perché direi. Pensati al mare, andare, certo, a fare il bagno al mare senza gli occhiali, però uscendo dall'acqua e vedendo un pochettino l'ombrellone dove devi ritornare. Già questo può essere piacevole. Ho dei ricordi a riguardo, soprattutto, esatto, d'estate, esatto, su questa cosa. Esatto, e invece possiamo lavorare proprio sul discorso del rallentamento, quantomeno, se non addirittura uno stop della miopia. Per noi il discorso della prevenzione è importante. Sembra, scusami se mi dilungo su questo argomento, no, perché no, mi prende particolarmente. È focale, secondo, sì, me. Sì, è il focus della chiacchierata che questa sera magari andiamo facendo. Sembra assurdo che la parola prevenzione debba essere sulla bocca di un tecnico, di un contattologo, di un optometrista come me. Dovrebbe essere in bocca di altri professionisti, però in realtà l'unico sistema che abbiamo realmente a disposizione, testato, provato, collaudato, verificato oramai da oltre 40 anni, ecco. E dopo parleremo anche di questo, perché sì, lo stupore, no, è hai detto prima, è una tecnica nuova, e poi io parlo di una tecnica che nasce oltre 40 anni fa. Dicevo, avere la possibilità di fare prevenzione in maniera tecnica oggi è l'unico sistema. Quindi lavorare in sinergia con il medico oculista del ragazzo, della ragazza, della persona che entra nel nostro centro di applicazione, per arrivare ad avere in età adulta la minore miopia possibile, per poi eventualmente decidere di operarsi, di fare un passo, chiamiamolo così, permanente, definitivo. Certo. Noi non lavoriamo solamente per noi. Noi con l'ortocheratologia in realtà lavoriamo per il paziente e basta, perché, prendiamoci chiaro, è molto più facile applicare una lente usa e getta, è molto meno dispendioso come termini di tempo, e permette un commercio molto più facile di un prodotto. In quel caso si segue una moda, una indicazione. Lavorare per l'ortocheratologia significa lavorare per raggiungere un risultato che può migliorare le condizioni di vita ben oltre al discorso di una usa e getta. Un occhio che sta tutto il giorno senza la lente a contatto significa un occhio che respira in maniera naturale. Esatto. Un occhio che sta tutto il giorno con una lente a contatto magari estremamente sofisticata, come quelle che applichiamo noi nel nostro centro di applicazione, è pur sempre un occhio in qualche modo coperto. Quindi si cambiano completamente i parametri di ragionamento in questo senso. Sì, ecco, anche sulle lenti a contatto, insomma, dedicheremo una puntata, perché anche lì c'è un mondo infinito. Bastissimo. Siamo partiti dalla preistoria, dalle lenti rigide, siamo, sì, arrivati alle usa e getta, quindi anche lì, insomma, ci guiderete poi in questo universo. Però, insomma,
La cosa confortante per un miope, e lo dico da portatore di occhiali, insomma, è che effettivamente si parte da uno, io sono partito personalmente da uno 0,75 in età scolare e poi sono arrivato a 3 e passa, quindi effettivamente Andrea, la prevenzione e il rapporto con il cliente diventa basilare, soprattutto per far comprendere che sei in una fase di evoluzione, della, cioè tu non è che arrivi lì, c'hai 2,25, pum, finito lì. No, può darsi anche che... No, assolutamente sì, Lino, perché la fase di, voglio dire, la prevenzione è poi lo strumento che ci serve per... ci stimola a lavorare su questa tecnica, ok? Secondo me, a mio avviso, è quello che mi succede molto spesso all'interno del negozio, è che la maggior parte delle persone non conosce questa tecnica, quindi mi capita molto molto spesso di avere l'adolescente, il ragazzetto che ti si presenta con meno 2, meno 3 diottrie e il genitore ti chiede: ma poi questa qui crescerà? Molto spesso può naturalmente cambiare questa gradazione. Tramite questo utilizzo di lenti notturne, okay, molto spesso ci si può tranquillamente, si può stare sereni e si può fare molta, molta prevenzione. Sì, sì, a me quello interessa particolarmente, perché poi far rimanere un ragazzetto di 12-13 anni sulla base di quello che ha e non averlo a 26-27 anni, naturalmente, un pochettino più cambiato, è sempre una grossa soddisfazione. L'aspetto, visto che oramai sono, ahimè, 36 anni, no? che svolgo questa attività, uno degli aspetti più frustranti e imbarazzanti, al limite del proprio doloroso emotivamente parlando, è sempre stato, perlomeno per me, quello di dover tranquillizzare quei genitori che magari con un leggerissimo senso di colpa, perché anche loro miopi, vedevano incrementare lo stesso disturbo visivo negli occhi dei loro figli, e ogni volta che venivano o vengono a cambiare le lenti o a cambiare l'occhiale perché è di nuovo aumentata la gradazione nell'occhio del loro figlio, della loro figlia, beh, questo disagio, questo dolore si leggeva, e per me è sempre stato una cosa che ha provocato così quasi una necessità professionale di capire se si poteva fare qualche cosa da questo punto di vista. Da quando l'ortocheratologia ha subito uno sviluppo notevolissimo, e parliamo di da 20 anni a questa parte, io ho preso subito la palla al balzo, anche perché l'ortocheratologia, appunto essendo nata più di 40 anni fa, quando io ho cominciato a lavorare 36 anni fa, era una tecnica di cui si sentiva parlare, veniva dagli Stati Uniti, era un qualche cosa di cui noi giovani optometristi leggevamo più che altro incuriositi. Ecco. Poi da 20 anni a questa parte, soprattutto con l'avvento dei materiali ad uso notturno, beh, la tecnica ha subito un'evoluzione eccezionale anche a livello proprio di conoscenza. Una spinta in avanti. Tieni conto che tu la notte dormi, tanto non fai nulla. Tanto dormi, chiudi gli occhi, esatto, tu la notte dormi e la lente lavora. La lente lavora modificando leggermente il profilo della nostra cornea, esattamente come fa un laser. Se io potessi farvi vedere, e magari chi vorrà venire nel mio studio potrà farlo, tranquillamente, se io potessi farvi vedere due mappe corneali, una di un occhio operato e una di un occhio su cui ha lavorato la lente per ortocheratologia, voi non vi rendereste conto della differenza. Per cui il profilo corneale cambia esattamente come in un occhio operato, solo che con l'intervento laser quel profilo più o meno rimane stabile nel tempo, più o meno,
E nel caso dell'ortocheratologia, una volta che tu smetti di portare la lente, ritorna e esattamente si ripresenta l'occhio iniziale. Bene, quando noi parliamo, soprattutto Andrea, perché è lui che affronta questo tipo di aspetto... Lo scetticismo degli occhi delle persone. È lui che deve affrontare la sorpresa, lo scetticismo, ma devo dire poi anche il sorriso finale di questi genitori che si rendono conto, hanno la possibilità di fare qualche cosa in maniera attiva. Benissimo, già il fatto stesso di avere emotivamente migliorato una condizione, già questo ci appaga moltissimo. Poi tecnicamente ci appaga molto vedere negli anni il soggetto, in questo caso magari molto giovane, che cambia le lenti con regolarità, ma l'effetto correttivo rimane sempre lo stesso. Per cui diciamo che il nostro successo non è di solito immediato. Io reputo una applicazione di ortocheratologia un successo dopo il primo anno, quando mi rendo conto che si ricambia la lente ma si lascia sempre lo stesso effetto correttivo. Per me quello è un successo, vuol dire che l'occhio non si è spostato. Non si è spostato, quindi è un successo professionale. Vediamo se io ho capito da profano di che cosa si tratta. Praticamente è una correzione meccanica, possiamo dire, attraverso la lente della configurazione corneale, esatto. Cosa che fa il laser grattando, diciamo in termine volgare, vaporizzando. Vaporizzando, diciamo così. Lì invece è la muscolatura dell'occhio che agisce. Come avviene la variazione della curvatura? Perché qui è lì che insomma, in realtà la cosa è discretamente complicata, ma proverò a spiegarlo in una maniera molto semplice. La cornea è un tessuto totalmente trasparente attraverso il quale passa quella che noi chiamiamo luce, le informazioni luminose. Questa cornea ha uno spessore che mediamente è circa 500 micron. Mm-hmm. La lente per ortocheratologia non cambia il profilo, non cambia la curvatura di tutta la cornea, ecco. Ma lavora esclusivamente sullo strato più superficiale della cornea, che è l'epitelio corneale. L'epitelio corneale ha uno spessore che è di circa 110-120 micron, quindi per capirci noi lavoriamo su una parte che è un quinto sostanzialmente dello spessore della cornea. Giusto per capirci, 120 micron potrebbero essere lo spessore di un capello. Mm-hmm. Ok. Nel momento in cui noi andiamo a lavorare su una miopia media, 3-4 diottrie, noi andiamo a lavorare su spessori, sulla variazione anzi di spessori, di altezze, che possono essere al massimo la metà di questo capello. Quindi ci si rende subito conto quanto l'effetto tecnico, meccanico di variazione di una curvatura sia minimo. La risposta a tanti quesiti che mi vengono fatti, giustamente da molti genitori o anche adulti, no? Come noi, che possono mettersi, certo. Perché non pensiamo che sia una tecnica solamente per adolescenti, è una tecnica che può dare grandi soddisfazioni anche agli adulti, ecco. Ovviamente che vogliono smettere di portare gli occhiali o le lenti a contatto. Ecco. La domanda che mi viene molto frequentemente posta è: ma è una tecnica che non crea problemi all'occhio? Ovviamente no, non ci sono assolutamente problemi per l'occhio. L'applicazione di una lente gaspermeabile per ortocheratologia non differisce come problemi, come rischi e come altro tipo di situazioni dalla tecnica di una normale lente semirigida, addirittura è molto meno rischiosa rispetto ad una morbida che noi quotidianamente utilizziamo. Quindi ci sono tutta una serie di test, tutta una serie di esami, tutta una serie di pubblicazioni pubblicate, scusate la ripetizione, oramai anche su internet è sufficiente informarsi su questa tecnica, appunto l'ortocheratologia, e ci fa stare totalmente tranquilli. Noi abbiamo occhi che portano le lenti da 30 anni e ovviamente, come si fa sempre, come faccio io con tutti i miei giovani o meno giovani portatori, io consiglio di andare a fare un controllo annualmente dal proprio medico oculista, che insieme a me deve verificare, deve certificare che la cornea sia in ottime condizioni. Bene,
tutto dimostra sempre, e molti medici della zona naturalmente oramai hanno come loro pazienti quelli che sono i miei portatori di lente a contatto per orto K, si rendono conto dai controlli che fanno annualmente che non esiste alcun tipo di problema, anzi i rischi di congiuntivite o altro tipo di infiammazioni dell'occhio con la lente da ortocheratologia sono praticamente azzerati. Azzerati. Assolutamente sì. Andrea, quindi insomma un aspetto importante che citava poco fa tuo padre era la compliance del cliente, del paziente, cioè ci deve essere una sorta di collaborazione, perché chiaramente non è che tu insomma, prendi la misura della gradazione, gli fai l'occhiale, arrivederci, ciao. È un rapporto che tu devi costruire con col bambino, col ragazzo, con l'adulto che viene da te. È un rapporto che deve essere di collaborazione, direi. Tutti quei clienti, quelle persone che vengono all'interno del nostro negozio, dove gli viene spiegata la tecnica ortocheratologia, è naturale che devono essere poi disposti anche a fare delle sedute applicative. Okay? Di solito le domande più frequenti, sono quelle più che mi capitano in negozio quasi quotidianamente, è quali sono i problemi e i rischi. Ecco. I problemi e i rischi, come ha spiegato poco fa mio padre, voglio dire, sono quelli che possono essere i normali utilizzi di lenti a contatto morbide, ok? Quindi bisogna comunque fare e controllarsi sempre, come noi facciamo con i nostri clienti. Alla sera non vedo più? No, alla sera continuo a vedere comunque, perché di solito dicono no, le tolgo la mattina e poi alla sera vado in macchina e smetto di vedere completamente. No, assolutamente no, voglio tranquillizzare tutti i nostri clienti. No, è la domanda che ti volevo fare dopo. No, c'è un rientro immediato. Cioè, immagino che ci sia una gaussiana, no? C'è certo, un picco, certo, di, no? Sì. E poi dopodiché, penso, ma perché no, questo l'effetto del rientro della miopia, se una persona toglie normalmente le sue lenti a contatto in un orario che può essere quello che va dalle 7 alle 8 della mattina, più o meno, anche prima, il rientro di una miopia di 4-5 diottrie non avviene prima delle 2, le 3, le 4 della mattina, quindi anche se si è fuori, si rientra in auto in tardissima serata alla mattina del giorno successivo, ancora si vede assolutamente bene senza nessun tipo di problema. Poi male che vada, uno un paio di occhiali se li tiene nella tasca, nella macchina, insomma, voglio dire, se magari il vecchio occhialino di recupero, non c'è neanche bisogno. No, quindi, insomma, tranquillizziamo, insomma, fino alla successiva applicazione siete a posto. Assolutamente sì. Mentre uno ce li ha su, vede, cioè un dubbio, si alza di notte per andare a prendere un bicchiere di latte dal frigo, se le deve cavare o se le deve mettere? No, le tiene su e basta. Assolutamente sì. Vede uguale. La lente bisogna capire che ha un effetto correttivo, esattamente come le altre lenti a contatto. Ecco. Per cui, mentre uno le ha su, vede. Cioè, perfetto. Assolutamente sì. Ci sono tante persone che hanno in camera da letto il loro televisore. Sì. Magari ad una certa ora si coricano, ma continuano a guardare il film che hanno cominciato magari a vedere in sala da pranzo. Si mettono le lenti a contatto perché magari non vogliono alzarsi più e continuano a guardare i loro film con la lente a contatto per ortocheratologia. Si vede benissimo. È una lente che può essere utilizzata anche in maniera diurna. Questo è bene specificarlo, perché si pensa che sia una lente che debba o possa essere portata solamente di notte. Appunto. Può essere portata anche di giorno, però io non amo consigliare tanto un uso diurno, perché la lente ha nella sua centratura un elemento di correzione estremamente efficace. Quindi quando noi teniamo l'occhio chiuso, le palpebre in qualche modo aiutano a fermare e a bloccare la lente nella posizione in cui deve stare. Ah, ecco. Io faccio l'applicazione in maniera tale che debba la lente toccare in un punto e non in un punto di un millimetro più distaccato. Insomma. È un'applicazione estremamente
complicata da un punto di vista tecnico per un contattologo. Il fatto che si porti di notte permette anche alle palpebre di bloccare meglio la lente a contatto. L'uso diurno invece prevede la palpebra che in continuazione muove la lente a contatto e si può creare un effetto correttivo non proprio corretto. Ecco, quindi sì. Però comunque, voglio dire, se uno si alza, si sveglia un attimo, tranquillamente. Niente. Noi possiamo durante la notte fare tutto ciò che vogliamo, la lente a contatto soprattutto non si sente, una cosa molto importante, perché chi si avvicina a qualsiasi tipo di lente a contatto ha un timore, dice ma si sente? Pensate che quando noi siamo nel letto e si dorme non si sente assolutamente nulla. Sì, sì, e io sono testimone, una volta quando portavo le lenti a contatto mi sono addormentato con le lenti a contatto addosso, stavo meglio di quando avevo gli occhi aperti. Ora, ecco, con le lenti a contatto morbide addormentarsi può essere un rischio a meno che non si utilizzino dei materiali fatti apposta per l'uso notturno, certificati per l'uso notturno. Con la lente per ortocheratologia si va proprio a dormire perché il materiale questi materiali che sono dei fluorosilicone acrilati, sono dei materiali fatti apposta per far comunque respirare l'occhio anche a palpebre chiuse. Poi, ripeto, l'applicazione tecnicamente parlando per un contattologo è tutto meno che un'applicazione facile tecnicamente, ma questo non è un vostro problema, casomai è un mio problema. Lo devi risolvere tu. Però questo, il fatto che non sia un'applicazione facile, fa sì che la stragrande maggioranza dei contattologi non lavori nell'ambito della ortocheratologia, ma preferisca in realtà lavorare esclusivamente nell'ambito delle lenti usegetta, che sono un ambito per quanto molto complicato, però sicuramente più facile dell'ortocheratologia. Di qui la diffusione ancora oggi e la conoscenza ridotta di questa tecnica, perché siamo un numero di contattologi ancora, purtroppo io dico, non troppo numeroso da riuscire a pubblicizzare velocissimamente questa tecnica, che invece è, dal mio punto di vista, miracolosa. Certo. Riesce a permettere ad una persona di non utilizzare più gli occhiali e la lente a contatto, e c'è una cosa molto bella, permette ad una persona, quando la mattina apre gli occhi, di vedere, perché se c'è un limite che il miope ha, e voi miopi che mi state seguendo sicuramente questa l'avete provata, se c'è un miope presente, la cosa che mi dice frequentemente il miope è: io vorrei la mattina aprire gli occhi e vedere bene da subito. Questa è la prima motivazione per la quale molto spesso si va a fare un intervento chirurgico. Bene, voi con l'ortocheratologia la mattina aprite gli occhi e vedete benissimo. Dopo 10 minuti vi togliete la lente a contatto e continuate a vedere benissimo. Perfetto. Non avete fatto nessun tipo di intervento, non avete minimamente sottoposto ad alcun tipo di trauma la vostra cornea, la salute e il benessere della cornea è preservata e voi vedete. Bene, praticamente io stesso sono allibito per questa cosa, grazie. Andrea, sei pronto a subire le ondate di curiosi che dopo questa puntata di dopo cena verranno? Sono allenato. Sei allenato? Va bene. Ma magari la prossima volta che vedrete Lino in TV senza gli occhiali, forse avrà messo le lenti per ortocheratologia. Mi verrà il sospetto che qualcosa è cambiato. Vabbè, io gli invidio moltissimo le lenti, gli occhiali che hanno, che ogni volta cambiano. Vabbè, comunque complimenti. Giocano in casa, d'altronde, va bene. Grazie. Allora, abbiamo conosciuto tramite Giorgio e figlio questa tecnica così importante per chi porta un paio di occhiali da vista, un miope, che permette un salto in avanti, una qualità della vita sicuramente migliore e anche un aspetto umorale, perché no, appagante, perché Poi anche quello conta per far sì che la nostra giornata vada nel modo migliore. Quindi grazie per averci illustrato questa tecnica così avanzata e così misconosciuta anche ai più, per utilizzare al meglio il nostro occhio. Grazie per essere stati con noi, speriamo di avervi incuriosito, miopi e non, per questa puntata di Dopocena. Grazie e alle prossime.